Ciao a tutti, ben ritrovati sulla piattaforma YouTube, sul nostro canale Stefano Bernardi Meteo. Beh, nel frattempo, durante questi giorni ci siamo visti e scritti su altri social, sugli altri social, nonché ci siamo visti e scritti anche sulle testate giornalistiche, su diverse testate giornalistiche, ma eccoci qui, dopo il flash, il contenuto flash di martedì scorso, a riprendere il nostro discorso, il nostro format del canale YouTube, ovvero la linea guida, la tendenza, i segnali di lungo termine. A proposito, ne approfitto velocemente, una comunicazione di servizio. Da questo weekend io ancora no, oggi mi trovo ancora in una, vedete, ormai lo riconoscete, all'Aquila praticamente, però durante il corso di questa estate sarò praticamente sempre alla dimora estiva, ovvero a San Demetrio Nevestini. A proposito, per chi non lo conoscesse, è un gioiello di paese dove all'interno di questo gioiello di paese ci sono anche dei gioiellini naturali da venire a visitare. Quindi venite nel mio paese, con la scusa ci prendiamo anche un caffè e anche qualcos'altro. E che ne so, vi potete gustare il lago Sinizzo, che è una meraviglia, oppure andare a vedere le grotte di Stiffe, che è un'altra meraviglia, e diverse altre meraviglie che si trovano proprio all'interno del paese. Ma insomma, tutta la provincia dell'Aquila, tutto l'Abruzzo è veramente un gioiello da non perdere per tutti. Quindi dicevo, sarò a San Demetrio e avrò un po' più di difficoltà a lavorare con le mappe, con i modelli, insomma, a farvi vedere le mappe. Ecco, quando non riuscirò, casomai faremo dei contenuti su YouTube parlando di lungo termine senza mostrarvi le carte, ma vi dirò comunque il mio pensiero su quello che ci potrebbe e dovrebbe attendere da lì a diversi giorni, comunemente detto lungo termine. Allora, community, se non l'avete fatto, per chi ancora non fa parte della community, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, lasciate un bel like alla fine del video, ma quello che a me interessa di più, ormai lo sapete, sono i vostri commenti, quindi commentate. Non cambia nulla, continua questo binario del dinamismo, dinamicità, assolutamente non c'è nessuna situazione di blocco, bloccante. Ho ascoltato, ho letto qualcosina anche durante il corso degli ultimi giorni e ho riletto, grazie a voi che poi mi inviate qualche link. È qualcosa che si riparla di omega blocking. No, 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 ragazzi, non stiamo vivendo assolutamente nessuna azione bloccante, nessuna omega blocking. Non è perché casomai il nord è quello più soggetto ad avere tempo instabile e perturbato, il sud è quello casomai più soggetto ad avere situazioni con temperature più alte rispetto al nord Italia, casomai situazioni atmosferiche meno instabili e perturbanti, è perché c'è un omega blocking. No, semplicemente perché le saccature, le perturbazioni, le basse pressioni, chiamiamole come vogliamo, arrivano ad una latitudine, diciamo, non particolarmente bassa da coinvolgere casomai il sud a pieno, in pieno. E poi più si sale di latitudine e più praticamente le azioni perturbanti, instabili e perturbate appunto interessano maggiormente, quindi il centro e poi ancora di più il nord. Si vive ad onda. Questo cosa vuol dire? Ripeto, nessuna azione bloccante, però cosa vuol dire? Quando si vive ad onda, e quindi ad onde stabili e poi perturbanti, l'onda stabile normalmente poi anche un'onda calda, perché ci sono le risposte dinamiche delle saccature temporaneamente più perturbate e stabili sulla penisola iberica. Quindi, quando noi abbiamo l'onda più stabile, è anche accompagnata da d'aria calda, ecco il promontorio anticiclonico, seppur transitorio, nordafricano, come quello che abbiamo appena avuto durante il corso di quest'ultimo weekend. Quindi temperature che salgono di molti gradi, tutto sempre contestualizzato nel ciclo climatico in atto. E poi è normale che quando arriva l'onda invece perturbata avanza, ecco, non stiamo in una situazione di blocco, quindi l'onda, la saccatura instabile e perturbata che si trova sulla penisola iberica, poi arriva
verso e sull'Italia, ed ecco lì che poi si attivano i contrasti termici, lo scontro tra titani, tra la vecchia azione più calda e la nuova azione invece più fresca accompagnata dai venti atlantici. E dove si creano maggiormente questi contrasti termici, ecco che siamo anche soggetti a situazioni a rischio, ad eventi violenti, nonché anche estremi, ma questo ormai lo sappiamo. E siccome si andrà avanti così ancora per diversi giorni, parola d'ordine per tutta l'Italia, poi ovviamente uno si informa e vede dove la situazione è più a rischio, parola d'ordine prevenzione, perché gli eventi di forte intensità, violenti ed anche estremi saranno all'ordine del giorno, o meglio il rischio sarà all'ordine del giorno ancora da qui probabilmente a 10-15 giorni. Non se ne esce per il momento dal dinamismo e non c'è, e adesso andiamo a vedere qualche carta, nessuna azione bloccante. Vi faccio vedere, perché non c'è, vi faccio vedere proprio dalla figura dove c'è un'alta pressione prima, c'è una bassa pressione dopo, quindi non abbiamo assolutamente un'azione bloccante. Iniziamo praticamente a vedere i modelli del determinismo, poi chiuderemo con una media ENSA a 10 giorni che tutto ci dicono tranne che c'è un omega blocking, tranne che c'è un'azione bloccante, ma che se andrà avanti così col dinamismo ad onde, a fasi più stabili e perturbate per diversi, ancora diversi giorni. E subito andiamo a vedere la carta 48 ore, 48-46 ore per mercoledì 12 giugno, quindi dopodomani, insomma, parliamo di dopodomani. Allora vedete, adesso ci lascia, vedete la freccia gialla, ci lascia l'azione ad onda, alta pressione con richiamo anche di aria calda, vedete come si sposta verso, interessa ovviamente, interesserà ancora soprattutto il sud Italia, però si sposta praticamente con la sua parte più attiva verso la Grecia e verso la Turchia, ma vedete l'anticiclone delle Azzorre che fa praticamente da scivolo a tutto questo dinamismo. È proprio la posizione dell'anticiclone delle Azzorre che abbiamo in questo momento, che abbiamo avuto nel corso degli scorsi giorni, che abbiamo ancora adesso e che avremo durante i prossimi giorni, è proprio la posizione dell'anticiclone delle Azzorre che farà da scivolo a tutte le varie saccature instabili nord atlantiche che verranno ad interessare l'Europa, il Mediterraneo e l'Italia, ovviamente a fasi alterne. Questo è per mercoledì, avanza una nuova saccatura, vedete, verso mercoledì interesserà principalmente l'Europa centrale, ma avanza. Ovviamente obiettivo principale per l'Italia è il nord e in parte il centro, meno per una questione di profondità, non di omega blocking, meno verso il sud Italia. Ma occhio, perché poi contrasti termici basta veramente poco ad attivare eventi, anche se più localizzati, al sud Italia. Basta veramente poco, un pochino più di aria fresca in quota e la situazione cambia. Allora, per quanto riguarda l'omega, così passiamo all'altra carta. Vedete, questa è per mercoledì 12 giugno, guardate là in rosso sull'Islanda, tra diciamo la Gran Bretagna e poi l'Islanda, vedete c'è una un'ansa anticiclonica, vedete l'alta pressione, se fosse un omega blocking da lì ad altre 48 ore dovremmo avere la stessa situazione. Passiamo a 48 ore dopo, quindi a 96 ore, al 14 giugno, venerdì 14 giugno, dove c'era un'ansa anticiclonica, troviamo invece l'esatto opposto, una bassa pressione addirittura di 995 ectopascal in quota ad oltre 5500 metri nella libera atmosfera. Invece dell'alta pressione troviamo una bassa pressione. Se fosse stata una situazione bloccante ad omega blocking, lì avremmo avuto ancora l'alta pressione. Invece tutto in movimento, guardate la posizione dell'anticiclone delle Azzorre, sempre posizionato in pieno oceano, sempre posizionato a modo di scivolo, e da questo scivolo sul lato orientale dell'anticiclone delle Azzorre che si muovono le diverse onde, anche instabili, anche perturbate. Venerdì 14 una nuova onda perturbata, vedete, ed instabile andrà ad interessare gran parte dell'Italia. Questa volta sembrerebbe, nel suo passaggio poi tra venerdì e sabato, tra 14 e 15, interessare anche maggiormente il sud nel suo movimento poi verso sud-est. Ma vedete come tutto in movimento,
Dove c'era l'A, ora c'è la B. Quindi nessuna situazione bloccante, ma tutto in divenire, tutto praticamente mobile. E la causa in questo momento, per quanto riguarda le figure bariche, lasciamo perdere gli indici meteoclimatici che poi ci portano dentro un vortice, una voragine dove non se ne esce, ma allora la QBO, Lenzo, lasciamoli stare questi indici meteoclimatici che ci fanno solamente confondere e ci portano poi a fare quelle proiezioni stratosferiche a 3, 4, 5 mesi che poi puntualmente, casomai, non si realizzano. Fermiamoci con le mosse che ci fanno vedere le figure bariche, la grande circolazione a macro scala, e cerchiamo di individuare il lungo termine, che poi ce lo mostrano ovviamente le carte, come ci fanno vedere in questo momento le carte di ECMWF. Vedete, questa è una situazione con la posizione dell'alta pressione, con l'ex, chiamiamolo così, vortice polare in troposfera. Tutto fuorché praticamente morto, mobile, insomma, non ci sono figure altopressore che governano il nord Europa e anche la parte artica. Queste sono configurazioni che certamente da qui anche a diversi giorni, a 10-15 giorni, non ci fanno assolutamente pensare ad una fase anticiclonica stabilizzante persistente sull'Europa e sul Mediterraneo e sull'Italia. Andiamolo a vedere ancora questo dinamismo. Spostiamoci al weekend tra sabato 15 e domenica 16. Vedete, va via quella saccatura, ma dovrebbe, secondo il determinismo, interessare ancora in parte il sud Italia. Ecco perché vi ho detto che dobbiamo seguire la saccatura tra il 14 e il 15, perché potrebbe, usiamo il condizionale, solamente interessare maggiormente anche il sud Italia. Vedete, si sposta. Guardate, arriva un'onda più stabilizzante, arriva un'onda anticiclonica anche di matrice nordafricana, perché è proprio la configurazione che ci porta ad avere un'onda alta pressoria di matrice nordafricana, quindi anche del caldo, però è un'onda transitoria, perché vedete, perché si avvicina alla saccatura che si trova in questo momento il centro di bassa pressione, che si troverà sabato 15 sulla Gran Bretagna. Si sprofonda fin verso la penisola iberica, il nord della penisola iberica, e si muove verso l'Italia, sempre a causa di quello scivolo che è l'anticiclone delle Azzorre. Prima di salutarci, guardiamo temporaneamente, velocemente, a 10 giorni, la media ENS di tutti i clusters di ECMWF. Vedete, siamo al 20 giugno e praticamente non cambia nulla. La situazione continua ad essere mobile, continuano ad arrivare queste saccature dall'Atlantico e dal Nord Atlantico che si muovono sullo scivolo dell'anticiclone delle Azzorre, che a fasi alterne interesseranno ovviamente l'Italia maggiormente, come sempre, man mano che saliamo di latitudine, quindi il centro e il nord Italia. Guardate questa carta, vedete? È un omega, ma non è un omega bloccante, perché è un omega che si forma con le figure bariche temporaneamente. È un omega, possiamo definire, ecco, noi, se noi diamo credito a questa media al 20 giugno, diciamo, avremo una figura ad omega. Inizialmente le correnti stabili e perturbate fresche interessano il nord del centro Italia, il sud sotto richiamo caldo, ma non persistente. Ancora la configurazione è favorevole ad un moto mobile di tutta la circolazione a macro scala sull'Europa, sul Mediterraneo e di conseguenza anche sulla nostra Italia. Quindi, ricapitolando, nessun omega blocking, nessuna situazione bloccante, ancora dinamismo, ancora il binario della dinamicità che ci accompagnerà almeno per altri 10-15 giorni. Quindi a fasi alterne avremo ancora peggioramenti, peggioramenti che poi possono portare, a causa dei contrasti termici in quota che si formano tra il passaggio ad un'onda anticiclonica, al passaggio ad un'onda depressionaria, potremo avere dei peggioramenti che potranno portare anche ad eventi violenti, se non addirittura estremi. Tutto sempre contestualizzato, dobbiamo contestualizzarlo al ciclo climatico in alto, ovvero del riscaldamento globale.
Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, un bel like al video, ma commentate, commentate, commentate. A presto!